svegliarsi ogni mattina con la dolce melodia delle onde del mare, riempirsi gli occhi dei colori della natura, scoprire la magia della lentezza, vivere appieno il contatto con gli animali. In una parola, un paradiso chiamato Seychelles. Un sogno per molti che il musicista piacentino Victor Fiorilli è riuscito a realizzare. È partito dall'Italia il 28 dicembre scorso per portare le sue note nell'Oceano Indiano, tra spiagge bianchissime, barriere coralline e riserve naturali. È quasi tempo di tornare a Piacenza, ripartirà a fine maggio, la voglia di casa c'è, anche se l'esperienza vissuta è indimenticabile. Sono partito perché era un viaggio che era rimasto in stand-by, sai che con il Covid si è fermato un po' tutto, poi appena ci sono stati questi corridoi free Covid dei posti dove si poteva andare, questa è stata una delle prime mete. Io sono il responsabile della musica. È una vita che tu vorresti fare, nel senso, saresti disposto a cambiare vita totalmente, trasferirti in un posto così? Questa è un po' una domanda da $1 milione. Lo farei sì e no, dipende. È bello sicuramente da fare come esperienza che va vissuta, va provata. Ma stare così tanto all'estero non lo so. Sinceramente. Il musicista in Italia, diciamo, come viene visto lì in Italia, come viene visto invece lì in quei posti, insomma, c'è una differenza? C'è la differenza che qui comunque sei, ti riconoscono come l'artista che sta facendo il suo lavoro, ovviamente. In Italia è molto più, come sai, sono i locali, cioè qualche piccola struttura, però non è proprio considerato. Non resterà un'esperienza isolata quella del musicista, è possibile che dopo un periodo trascorso a Piacenza riparta per una nuova meta. Da turista la vivi in quei 7-10 giorni, da abitante è molto più intensa come esperienza perché ti vivi proprio la popolazione, vai in giro, scopri cose che magari in 7 giorni non riesci a fare. Ed è molto bello.